Buonasera. L'ex vice sindaco Gianfrancesco Menani, padre di Simona, ha lanciato un appello su Facebook chiedendo a chiunque possa aver assistito all'incidente della figlia di farsi sentire. Tantissime le condivisioni e messaggi di vicinanza da parte di amici e cittadini. Nel frattempo, le condizioni della giovane in coma maggiore di Parma restano stazionarie. Preoccupazione tra i cittadini di Ponte Nuovo per il cantiere edile che sulla collina dietro al condominio Il Tulipano sta realizzando due villette. I residenti temono che la terra smossa possa franare. Gli abitanti del condominio hanno già fatto ricorso al TAR per bloccare la costruzione di un imponente muro. Ecco i dettagli nelle interviste. Tu sei un residente di Via Goldoni, proprio uno dei principali interessati, a parte che è interessata tutta la collina, ma dove è stato costruito questo muro supplementare? Esatto, è stato costruito questo muro attaccato al nostro, proprio al nostro confine. Non c'era contenimento, non c'era niente, il contenimento viene fatto dopo. E in più c'è il problema di questa collina che la stanno sbancando, lavorando completamente. Si sa che del terreno riportato sopra del terreno duro, con le piogge essendo creta, la prima cosa che fa scende a valle. Tra l'altro risulta, qualcuno ha detto che sono stati tirati via un certo numero, un certo quantitativo di alberi. Sì, c'erano degli alberi sia sulla costa a destra vicino alla proprietà di Nasi, sia in fondo dove c'è un torrentello che prende le acque dai due versanti della collina. C'era della macchia, c'erano delle piante non esageratamente grosse, però si sa che le piante con le radici trattengono il terreno. Lì non c'è più niente, non c'è. C'è tabula rasa. Quale sarebbe la vostra richiesta? La nostra richiesta, vorremmo sapere chi e perché hanno dato il permesso di fare questa cosa qua e come mai. Sapendo che lì tra l'altro fa parte del parco di Montegibbio, ci sono dei vincoli, nessuno ci può andare a togliere un filo d'erba. E hanno fatto tutto questo benedio, hanno scavato un pozzo giù 160 metri, forse per irrigare poi questa parte, ma queste non sono cose secondarie. E la nostra preoccupazione è che già quest'inverno c'è stata una frana lì di fianco al nostro muro, ma è insignificante in confronto a quello che stanno facendo adesso. Se si muove quella terra lì, viene a finire tutta nel viale sottostante, viene a finire. Poi o giù dalla parte nostra, noi abbiamo il muro, per nostra fortuna speriamo che si fermi. Secondo te ci sono stati delle irregolarità? Ma io non voglio puntare il dito a nessuno, però fatto dei permessi così su queste cose, ma mi sembra strano, perché comunque questa qua non è una zona, non è una terra edificabile o che possono fare questi lavori. Io non so se ci sono state le irregolarità o meno, questo non voglio puntare, però a mio parere, opinione personale, non è del tutto regolare, perché noi ci abitiamo e noi la paura c'è gente che ha delle case, sa mai che venga giù una valanga, venga tirata giù una casa, gente che ha speso 200.000 euro, dopo di questi 200.000 euro il comune gli dà. Anche in via Alfieri c'è preoccupazione. Sì, c'è molta preoccupazione perché già è successo gli anni scorsi, adesso non mi ricordo, è stato 2 anni fa o 3 anni fa di preciso, quello che il monte che adesso stanno trasformando era stato arato, dicono, alla rovescio. Adesso io sono ignorante in materia, però ci siamo trovati allagati con la melma dentro al garage. Io, avendo le bocche di lupo nella lavanderia, ho buttato via lavatrice, asciugatrice, a tutta l'attrezzatura di mio marito, la saldatrice flessibile, tutto che era venuto tutto dentro in garage. Io non so, io non ho avuto nessun rimborso. Voi fate voi. L'amministrazione comunale ha predisposto che durante i giorni di mercato i VOS e i vigili controllino che in via Radici in Monte il semaforo da poco installato venga rispettato sia dai pedoni che dagli automobilisti. La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni di imprudenza nell'attraversamento pedonale. Passiamo allo sport. Grande prestazione nero-verde ieri al Mapei Stadium con la vittoria per 3-0 sulla Stella Rossa Belgrado. Soddisfazione per mister Di Francesco, rammaricato però per 2 pali. Un gol in più ci sarebbe stato di aiuto per il ritorno, ha detto il mister. Prossimo impegno domenica per la prima di campionato a Palermo, cui seguirà la trasferta a Belgrado giovedì. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci domani.